essere valutati, perché se no com'è, qual è la differenza tra me che sono bravo e tra tutti i nostri colleghi bravi e gli altri? Perché tu sai che nelle scuole, no? Perché questo mi si dice, a scuola, tu sai che nelle scuole ci sono alcuni di noi che non fanno nulla, no? Adesso, a parte il fatto che questo nulla è di nuovo difficilmente quantificabile, però insomma i presidi devono poi vedere, no? Possono loro, visto che sono presidi, io li chiamo ancora presidi, dirigenti, proprio il nome che mi dà l'autorità e mi dà l'ordinaria, diciamo, lasciamo ai presidi qual è la loro competenza e il loro ruolo. L'idea che con questo tipo di valutazione noi che siamo così bravi, no? Saremo, diciamo, come dire, valutati positivamente, è un'idea che dobbiamo togliere, ma si toglie discutendo, facendo uscire, diciamo, quello che ci diremo qua ancora e speriamo ancora diffusamente. Grazie. Sistema nazionale di valutazione, l'ho citato all'inizio perché appunto sembra che tutto sia possibile, che tutto quello che dentro la scuola accade è possibile smontare, farlo diventare delle cose molto semplici e delle cose che con un quiz si riesce a ricordare quella vecchia canzone, la vita è tutto un quiz. Nel comunicato stampa che è stato diffuso dal Ministero subito dopo l'approvazione del Sistema Nazionale di Valutazione, si sottolinea il fatto che questo Sistema Nazionale di Valutazione porterebbe a compimento un percorso cominciato nel 2001. Nel 2001 appunto eravamo ai primi anni dell'autonomia e tra l'altro insieme con l'autonomia un altro passaggio secondo me indispensabile tenere presente e anche la legge di parità, sono due cose che spesso sembrano diciamo, come isolate e distanti tra loro, ma invece non è così. Questa leggenda che ha sotto gli occhi è l'intervento che fece Berlinguer al Senato, quando appunto si parlava della legge di parità, che fu approvata nel 2000, e la presentava così, cioè io ho testato queste poche righe perché mi pare che chiaro di così non ci possa essere. Diceva Berlinguer, come sapete il provvedimento sulla parità può percorrere il suo cammino perché è un altro elemento di novità che riguarda l'ordinamento. L'autonomia di tutte le scuole, non soltanto di quelle non statali, anzi in particolare delle scuole dello Stato che sono numericamente prevalenti. Ecco, il passo avanti che noi facciamo collegando la normativa sulla parità con quella sull'autonomia scolastica è molto pregnante da un punto di vista culturale. In effetti è stato proprio questo, in qualche modo le scuole pubbliche si ricominciava, diciamo, venivano non con la legge di parità, ma con l'autonomia a diventare simili, molto simili, diciamo pericolosamente simili alle scuole private. Quindi questo discorso su parità e autonomia mi pare importante sottolinearlo, come pare importante sottolineare che sempre in quegli anni, era allora, uscivamo, non so se ricordate, il ministro era stato pure qualche anno prima, Lombardi, cioè proprio un rappresentante ufficiale della Confindustria. Confindustria si occupa molto di scuola, ci sono tantissime organizzazioni imprenditoriali, padronali, si chiamavano una volta, non so se il termine è desueto, però cercherei di chiamarle così, che hanno continuato e continuano a dire come dovrebbe essere la scuola secondo loro. Legittimo, figuriamoci, non è che si deve impedire a componenti sociali di esprimersi in quello che hanno sul pensiero che non tanto ha peccato, però che poi queste loro idee maturate sempre al di fuori della scuola, troppi nostri governi le abbiano poi utilizzate per modificare la scuola stessa. Ma erano così, in maniera molto semplice. Vedete questo documento, lo trovate, è un documento del 98, Attilio Oliva, presidente di questa associazione, ora è diventato il presidente di Israele, che come sapete qui a Torino tra l'altro dovrebbe essere molto presente, visto che tra banche e altri soggetti, diciamo, ha sicuramente tanto il sindacato britannico degli insegnanti, questa sociologa, non so se lo pronunzio bene, in cui descrive in maniera molto sintetica quello che secondo lei, diciamo, è il meccanismo attraverso il quale
si giunge anche per i servizi, che ovviamente è il settore di cui ci stiamo occupando e che sono diventati, insomma, in questi decenni il settore che prima erano esclusi, diciamo, dalla competizione mercantile, che invece sono un mercato così importante, così ricco, per definire un programma di ristrutturazione per le scuole con risultati insufficienti. Si valorizzerà il ruolo dei docenti, elevando all'arco di quinquennio impegno didattico a livello stipendiale relativo. Si introdurrà un nuovo sistema di selezione e reclutamento. Un po' sono quegli argomenti che anche Serena, poco fa, la sua relazione indicava, e qui trovano appunto un momento di confronto tra le istituzioni, per esempio la Banca Centrale Europea, non parlando neanche, che so, del Parlamento, diciamo, è un organismo che avrà appunto il suo ruolo, avrà, però forse per quanto riguarda la scuola bisogna tenerlo un po' a distanza. Invece questa è la risposta del governo, a cui segue un'ulteriore richiesta di chiarimenti. Arrivano queste sono 39, non le domande, è un gruppo domande tipo un questionario in base, non era risposte chiuse. Due domande riguardavano proprio la scuola. Si chiedeva appunto, quale caratteristica avrà questo programma di ristrutturazione delle singole scuole che non hanno ottenuto risultati insoddisfacenti nei testi in base? Come intende il governo valorizzare il ruolo degli insegnanti in singole scuole? Quale tipo di incentivo il governo intende dare? A queste domande c'è una lunga risposta di Tremonti, che però vedremo è acquisita pari pari, diciamo, dal governo successivo, dal governo ancora in carica, se non ho perso qualcosa da ieri oggi, sono partito a valere, non so se è successo qualche altra cosa. E Tremonti rispondeva: l'imbalzi misura il valore aggiunto. I soggetti quali sono? Il TIR, che tra l'altro era scomparso, se vi ricordate, è diventato CEDE, ora ha cambiato di nuovo, insomma non esisteva più, ANSAS aveva cambiato queste denominazioni, poi però forse ne avevano dimenticato, ma hanno dovuto poi farli resuscitare, hanno dovuto fare di nuovo una norma che riportasse il TIR in vita. E diceva, il TIR è uno dei soggetti, ha compiti di sostegno, eccetera, c'è l'imbalzi, ha compito di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole in ordine grado, partecipazione di agenzie internazionali e quelle anche nazionali. E poi, anzi, prima di passare al terzo soggetto, che serve il corpo aspettivo, un momento per valutare anche la difficoltà dell'invasi. L'invasi, non so se sapete, è ancora oggi commissariato, cioè non si riesce a farlo funzionare per come dovrebbe. In più, visto che la promessa varrebbe anche per loro, sono costretti a fare il loro programma triennale per la trasparenza e l'integrità e anche per il piano della performance. Se andate sul sito dell'Invalsi e avete così il tempo di leggere questi piani, questi programmi triennali, ci troverete questa cosa che vale sia per il piano della trasparenza che quello per la performance. C'è una forte carenza di risorse umane che rende concretamente impossibile la creazione di una struttura specificatamente dedicata a supporto e all'attività necessaria per attuare quanto previsto dal decreto legislativo Brunetta in materia di gestione del programma per la trasparenza nonché del piano della performance. Cioè, questi signori che non riescono neanche a stabilire all'interno del loro istituto come poter valutare le loro capacità organizzative e di performance, pretendono di poterlo fare con. In più, oltre a questa difficoltà, diciamo, proprio concreta, c'è anche un problema che è legato alla mancanza di indipendenza, perché non c'è indipendenza al Ministero che sorveglia gli invalsi, nomina il Presidente, i componenti, presso il Consiglio di Amministrazione sono ridotte a queste tre figure soltanto. E poi appunto molti sollevano questo problema di credibilità, perché c'è questa strana commissione tra un controllore che è troppo vicino, diciamo, o dipende troppo dal controllato, è sottovalutato. Quindi appunto questa magica capacità oggettiva è qualcosa che può esistere, può stare distante invece dalle scelte politiche. Politica amministrativa, che l'ho scritto perché lo riportavo proprio una frase del Consiglio di Stato, cioè giusto tenere distinti, ma come si fa? Come si fa a tenere distinta, diciamo, l'indicazione politica da quella che poi è una valutazione del raggiungimento degli obiettivi che la decisione politica prevede? Una cosa che secondo me non può funzionare e non funziona
proprio nella logica di questo meccanismo. Dopodiché, questa conferenza del coordinamento funzionale di Invalsi, che appunto sorge così dal nulla, e anche il Consiglio di Stato dubita, proprio dice così, dubita sull'opportunità di inserire un organismo diverso, vedete che è presieduto dai dell'Invalsi, adotta su proposta dell'Invalsi protocollo di valutazione e formula proposte al Ministero. Quindi vediamo come l'Invalsi si sta, diciamo, ampliando a dismisura, sta diventando qualcosa che va ben oltre già quelli che erano gli obiettivi diciamo istituzionali dell'Invalsi. E se appunto questo ruolo dell'Invalsi che fa tutte queste cose dovesse effettivamente entrare nella valutazione delle scuole, io mi chiedo, ma è la libertà di insegnamento? Che cosa... lo dico ovviamente qui semplicemente, lascio la domanda senza risposta, perché ci sarebbe pure su questo fare magari un convegno di per sé, però specifico, però dico, questa è una domanda importante, non possiamo dimenticare, non possiamo fare finta che questo ruolo di invasi oggettivo, che poi questa oggettività da dove deriva è anche un po' difficile, diciamo, da rintracciare, perché penso a Logolini, penso alle prove, come sono fatte. Di tutto mi viene da pensare, tranne che siano oggettivi. E allora, andando avanti, l'articolo 3 appunto prevede che ci sono gli articoli destinati ai singoli soggetti. Gli invalsi, dicevamo prima, l'abbiamo visto, avrà questo ampliamento del proprio ruolo, il coordinamento funzionale del sistema di valutazione, da cui consegue un rapporto e quindi un piano di miglioramento. Poi ci sarebbe una valutazione esterna per le scuole non allineate agli indicatori di cui si parlava prima, probabilmente una prima fase per quelle non allineate potrà diventare un po' di tutti, anche perché appunto, come diceva il Consiglio di Stato, lei si capisce bene come tutto questo meccanismo dovrebbe funzionare. Cioè, ci sono quindi le visite di valutazione che aiuteranno ovviamente le scuole nel loro miglioramento, daranno opportune indicazioni di tassi di miglioramento per allinearsi ai standard previsti e quindi questa risolutiva rendicontazione sociale. Questo è uno degli aspetti appunto della contabilità di cui si parlava prima, che sta diventando, diciamo, l'elemento di tutte queste riforme. Dobbiamo appunto, lo diceva poco fa anche Serena, rendere pubblica quelle che sono le valutazioni nella scuola, perché soltanto così c'è trasparenza e i clienti possono scegliere quello che ritengono più opportuno scegliere. E qui è sempre il Consiglio di Stato che dice appunto che tutti questi meccanismi sono un po' mancano di indicazioni delle scadenze temporali, insomma tutte queste cose dovrebbero poi essere decise. Serena diceva forse ci vorranno 20 anni anche per noi per renderci conto degli effetti devastanti di questi meccanismi, non lo so, spero di no, non sono un bel gente, però questo è quello che sta succedendo negli Stati Uniti, non sono cose di poco conto. Diciamo, il Wall Street Journal, che non è certamente, diciamo, un giornale, un foglio di movimento, dice che appunto c'è una grande, c'è stata una rivolta nei confronti di questi test. Il Washington Post, vedete accanto, questo è di gennaio di quest'anno, riporta la notizia che il Texas praticamente ha eliminato i fondi per i test standardizzati, ovviamente quelli non quelli federali, perché quelli federali sono pagati dal governo federale, ma quelli statali, quelli propri. Il Texas era, perché ormai non c'hanno più fondi per fare i test, era lo stato in cui su 180 giorni di scuola circa un'80 erano dedicati ai test. Immaginate quanto era invasiva, diciamo, questa volontà di valutazione. Questa rivolta contro i test standardizzati ha portato appunto, questa è una richiesta, una risoluzione, come viene chiamata negli Stati Uniti, che oltre, ora siamo arrivati, nel momento in cui ho preso questa diapositiva, sono 515 organizzazioni. Ho visto l'altro ieri, sono diventate già 540 mi pare, organizzazioni, di tutti i tipi, docenti, religiose, si stanno chiedendo che cosa al governo federale, di non legare il finanziamento alle scuole a questi sistemi di valutazione dell'apprendimento degli alunni, perché questo appunto secondo loro sta a distruggere oltre 500 organizzazioni di docenti, di sindacati,
sindacati, anche organizzazioni religiose, sociali, che chiedono questa cosa negli Stati Uniti. Questa è una di queste organizzazioni che si chiama Fire Test, e questo è uno dei manifesti che ho trovato in rete e in cui in maniera molto semplice indica come questo fanno girare per le scuole statunitensi, come quali sono i loro difetti, quali sono le cose che non un po' valutare cosa valgono i test. Ovviamente possono misurare cose molto povere, infatti quel discorso che abbiamo fatto sui libri di test, l'impoverimento dei libri di test è legato anche a questa situazione. La scuola italiana pretenderebbe invece di, oltre ad essere uno strumento per il progresso sociale di tutti i cittadini, pretenderebbe anche di formare le coscienze, di formare la personalità dell'allievo. Se questo si può verificare con un test, è chiaro che questo non si riesce. Qui ci sono tutte quelle situazioni, i test non sono addirittura anche in arretrato rispetto, se leggete appunto questo riquadro qui, non so se vede il mouse, dice neanche sono al corrente con le ricerche più aggiornate su come si fa a conoscere, sono le cose legate a cose antiche, che ne so, al quoziente intelligenza, cose veramente che non vengono neanche più riconosciute come uno spessore scientifico adeguato. Infine, su tutto questo volevo appunto farvi vedere brevemente questa uno spezzoncino di questo di una puntata, di un episodio, non so quanti di voi vedono i Simpsons, io da 20 anni cerco di non perdermi di più, ormai sono più arrivato in testa in Italia, ogni tanto, quando non sono impedito da qualche dalla scuola che finisce tardi con i consigli di classe. È una puntata del 2009 e si intitolava proprio lo scout del test, in italiano è diventato la conquista del test, che è proprio incentrato questi stratagemmi che la scuola di Springfield adotta per non fare brutta figura rispetto a queste cose standardizzate.